Signore e signori, buonasera. Questa sera Sportone Notizie si trova a Cepagatti, nella palestra Mida, con il pugile sportolese Davide De Dellis e il suo allenatore Daniele Mirabilio, che è anche il presidente di questa splendida associazione. E intervisteremo Davide, che fra poco più di un mese tornerà a disputare una gara da professionista dopo un anno di inattività per il problema che ha avuto al gomito lo scorso anno. Allora, Davide, tu affronterai Johnny Coach, un professionista con una vasta esperienza alle spalle, 4 vittorie su 4 da professionista e l'88% di vittorie tra i dilettanti. Insomma, un avversario non facile per te, un rientro duro. Bello, bello duro, sì. Ho deciso di fare questa bella esperienza in casa, il mio rientro dentro casa mia, perché appunto vale la pena affrontare un avversario duro come Johnny, nonché un grande amico. Ci siamo già affrontati da dilettante, dove il match è stato pari. Quante volte vi siete affrontate? Quattro Detto volte. 4 volte, Quattro volte dilettante, quindi sono stati quattro match pari, bellissimi da ok. Un vedere. record forse, tutti questi Sì, pareggi. adesso ci sarà la resa dei conti, però che si farà a casa mia, Speriamo non un quindi altro pareggio. speriamo di Giochi no. in casa, quindi c'è Speriamo una. di no. Ok, senti, allora ricordiamo che voi gareggiate per la categoria dei medio-massimi. Esatto. Il match sarà sulle 6 riprese, giusto? Sì, sei ripreso. Ok, cosa ti aspetti dal tuo pubblico, dal pubblico sportolese? Per te è una prima La volta prima su volta in casa. assoluto che combatto a Spoltore, adesso le cose sono cambiate. Mi allena Daniele. Daniele è un vero professionista, la preparazione va a gonfie vele. Mi sento bene già da adesso, mancano alcune rifiniture. Mi aspetto dal pubblico tanta presenza, perché lui a casa sua ad Ascoli ne aveva tanta, perché è un pugile nazionale. Ha portato bei risultati a livello nazionale, ha affrontato quasi tutti i pugili più forti che ci sono attualmente, quindi spero che molti mi seguiranno. Bene, questa per te sarà la terza gara da professionista. Ricordiamo, tu hai fatto i tuoi esordi nei professionisti a Chieti nel Memorial Bellia con una bellissima vittoria contro, non mi ricordo che cosa fu. Rodolfo Benigni. Esatto, una bellissima vittoria. Poi ci fu il secondo incontro in Belgio contro il pugile di casa Toma, dove purtroppo hai perso e anche, scusa se lo diciamo, forse con un verdetto Un po' un po' discutibile, discutibile, sì, per split decision 2 a sì, 1 per lui. per il pubblico di casa, il vincitore eri tu, però poi il verdetto ha detto altro. Sì. Per te quello è stato anche un duro colpo. Sì, è stato duro ripartire, però ripeto, con nuovi stimoli che mi ha portato Daniele è stato tutto più facile, tutto più semplice, perché le preparazioni ormai sono difficili da affrontare, sono difficili anche da capire. Ed è tutto diverso adesso che ho più stimoli, ho più voglia di venire in palestra, perché è uno sport dove inizialmente ci rimetti, e come ci metto io non ti vuol dire quanto ci rimette lui, Certo. però abbiamo tanta voglia. Benissimo. Daniele Mirabito, allora, allenatore di Davide, a che punto è Davide? Siamo nella preparazione, Siamo siamo al, fiduciosi? sì, siamo al giusto punto. Giusto punto. Sì, abbiamo fatto tutto, mancano alcune rifiniture, ma Tu che hai sappiamo. seguito Davide in questo percorso di crescita e anche dopo l'infortunio che ha subito al gomito, insomma, cosa ti aspetti realmente da lui in questo rientro che si terrà tra poco più di un mese a Spoltore? Ma io mi aspetto e sono sicuro che sarà durissimo, ma un bellissimo match. Sono due pugili Ecco, se ci vuoi forti. parlare anche del suo avversario, il Johnny Cocci. Cocci è un grande pugile, come diceva Davide, ha fatto tutti i match con avversari quotati e credo sia il giusto avversario per Davide in questo Senti, quale l'allenatore di Davide? Qual è il pregio di Davide e qual è il suo difetto? Se ne ha. Pregi ne ha tanti, sia fisicamente sia mentalmente, perché è un ragazzo che si è appassionato, gli piace allenarsi, muscolarmente è dotato, diciamo che ha tutte le qualità per fare il pugile. E di difetti? No,
non ne ha dubbi. Bene, questo ci fa sportivamente parlando. Sportivamente ci fa tanto piacere. Ecco, già che siamo a casa tua, è giusto dare il giusto tributo anche a te. Ci vuoi parlare di questa tua bellissima realtà, così ne approfittiamo, fai anche un po' di pubblicità alla tua palestra. Come allora, innanzitutto, quando nasce questa palestra? Nel 2003. Nel 2003. Sì. Ok, tu sei il presidente, sono il presidente dell'associazione. Sì. E qui si fanno, oltre alla box, fanno anche arti marziali. Sanda cinese, sì. Lotta grappling ed MMA. Ok. Quanti iscritti hai attualmente? E se hai qualche atleta di punta oltre da oltre Davide? Come iscritti, insomma, 60. Di punta ne ho un paio, qualcuno nel sandà, qualcuno nell'MMA. Ci stiamo lavorando, sono ancora nella fase dilettantistica, quindi ma sono giovanissimi, quindi 20-21 anni, mm-hmm. hanno tempo per emergere. E la tua specialità? Io vengo dal sandà cinese. Sì. Ci parli un po' di questo sport? Sandà cinese, di questa disciplina, è una scusami. Tecnica, è uno stile di combattimento moderno, nasce dall'antico Kung Fu. E in chiave moderna usa i pugni e il pugilato, le proiezioni, diciamo, della lotta libera e i calci classici delle arti marziali asiatiche. E mi sono appassionato da questo da ragazzino, ho avuto un ottimo maestro, poi ho continuato per la mia strada. Benissimo. Allora, torniamo a Davide. Davide, a un mese dall'incontro, come vogliamo salutare gli amici di Sport Torino Notizie e soprattutto i tuoi tifosi? Voglio salutare tutti, e sperando che molti verranno, appunto, come ho già detto, a sostenermi, perché io sto mettendo tanto di me stesso, Emile sta mettendo tanto, e spero che tutti quanti non si tirano indietro per venirmi a fare il tifo. Benissimo, Davide, in bocca al lupo, noi ci saremo. Grazie anche a Daniele per l'ospitalità. Vi aspettiamo il prossimo 10 novembre alle ore 21, palazzetto dello sport di Spoltore via Montesecco. Per gli spoltolesi, il Paladamario. Grazie. No.